dedicata ad Alda Merini. Cara Alda, non è facile parlare di te. Non è facile scrivere di te, di chi poeta non è. Sei chiuso in una stanza non tua, in un letto inumano, con la notte piena di incubi. Leggendo le tue poesie, colgo in parte le tue emozioni, le tue paure. Dicono di te, Alda, che sei tra le menti più grandi della letteratura e poesia italiana. Io aggiungo anche scritti in un calamaio pieno di lacrime. Vedi, Alda, il cuore purtroppo invecchia per tutte le sue emozioni. Te lo dice uno che ha il cuore rattoppato. Vedi, Alda, non sei matta, anche se molti lo hanno pensato, ti hanno richiuso. I veri pazzi sono fuori e oggi fanno anche TV, però hanno un'anima sporca. Cara Alda, mi piace pensare anche alla vita che assomiglia a un braciere, che lentamente si consuma. Sta a noi trovare le scintille, nei ricordi, per chi ci ama e chi ci ha amato. Vedi, non è facile parlare di te, per chi poeta non lo è. Abbiamo forse in comune alcune cose, ma preferisco non dirle. Sarebbe un autogol. Oggi si ha paura a mostrare i sentimenti, le proprie emozioni. Non si è capiti, come no? Non si capiva allora la tua poesia. La tua vita è un romanzo. Le tue poesie fanno compagnia a tante persone. Cara Alda, non ti ho conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto. Non è facile parlare di te. Non è facile neanche scrivere di te. Oltre alle tue poesie rimangono le tue bellissime battute. Solo chi ha sofferto può capire certe cose. Si sa, la vita non è come un film con lieto fine, anzi. Ciao Alda, questo è il mio piccolo pensiero per te. Voglio pensare che sei sempre chiusa in una stanza e continui a scrivere poesie. Ciao Alda.